Siamo abituati a distinguere gli organismi in erbivori, carnivori od onnivori in base a cosa consumano. Infatti, nella catena alimentare sappiamo per esempio che una pecora preferisce mangiare dell'erba, un predatore come i leoni della carne e organismi come noi mangiano entrambe le cose. Poiché la fonte di nutrimento di questi organismi si trova nell'ambiente che li circonda ed essi non sono in grado di produrlo da soli, essi sono definiti eterotrofi. In realtà però sul nostro pianeta esistono anche degli organismi che non hanno bisogno di mangiare altri organismi per sopravvivere. Pensate per esempio alle piante, che sono in grado di produrre da sole il glucosio a partire dall'energia solare e anidride carbonica. Questi organismi sono detti autotrofi, perché sono in grado di produrre da soli il proprio sostentamento. Generalmente gli organismi si nutrono per ricavare gli elementi necessari alla loro sopravvivenza, come carboidrati, proteine, lipidi, minerali o vitamine. Alla base di tutte le biomolecole che compongono gli organismi viventi vi è il carbonio. Gli eterotrofi ricavano il carbonio dalle fonti organiche che consumano, mentre gli autotrofi da una fonte di carbonio inorganico, come l'anidride carbonica. Ma attenzione, non solo! Oltre alle piante esistono altri organismi fotosintetici, come per esempio i cianobatteri, che vengono tutti definiti come fotoautotrofi, ma non si deve neppure pensare che tutti gli autotrofi siano in grado di effettuare la fotosintesi. Ad esempio, ci sono degli organismi chiamati chemioautotrofi, cioè che ricavano l'energia dall'ossidazione di sostanze inorganiche semplici, ossia sostanze chimiche. Esistono però anche autotrofi particolari, detti autotrofi facoltativi. Essi infatti effettuano la fotosintesi clorofilliana, ma in mancanza di luce sufficiente possono diventare occasionalmente eterotrofi, utilizzando quindi sostanze organiche. Un esempio di questi è l'euglena, un protista del tipo delle alghe. Questi organismi vengono anche definiti fotoeterotrofi.